Ben ritrovati in diretta in nostra compagnia. Allora torniamo a parlare di politica perché domani ci sarà un evento importante presso il Teatro Augusteo di Napoli. Ci sarà un convegno della nuova DC. La possibilità di far tornare in auge il partito della Democrazia Cristiana insieme ai grandi responsabili che ne hanno caratterizzato la storia e anche certamente quelli moderni. Abbiamo con noi in studio il responsabile della comunicazione Alfredo Giacometti che introduco e saluto. Buongiorno. 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 Allora, parliamo di questo evento, di questo convegno che lei presiederà naturalmente da comunicatore. Ecco, qual è l'impressione? Sta ripartendo il partito della DC? Non è un'impressione. Diciamo che se la DC riparte, riparte da Napoli. Perché gli anni e le esperienze politiche di hanno dimostrato che dopo la Democrazia Cristiana non c'è stato niente di positivo in Italia. La Democrazia Cristiana è stato l'unico partito, l'unico gruppo che è riuscito a far crescere l'Italia. La presa del dopoguerra, dalle rovine della guerra, e l'ha portata a essere la quarta economia mondiale. Purtroppo poi l'ultima generazione dei DC non hanno saputo operare, hanno permesso ad altre forze politiche di entrare e con l'avvento, con la diminuzione dei poteri della Democrazia Cristiana, l'aumento delle altre forze politiche, è cominciato lo sfascio dell'Italia. E oggi ci troviamo in una condizione che dal quarto siamo passati al 32esimo posto delle politiche, delle economie mondiali, che gli italiani si avviano sempre di più verso un regime di povertà. 32esimo posto, insomma, per questo che lei ha appena detto, però come adesso la DC si inserisce nel nuovo tessuto politico? Come fa? Noi come prima cosa ci riferiamo ai principi della Democrazia Cristiana che hanno fondato l'Italia. Sarebbe ritorniamo al passato, metteremo in pratica tutto quello che è scritto nello statuto che è stato fatto nel 1948 da De Gasperi e da D'Ostruzzo, cosa che è stata poi ignorata negli anni degli anni dopo, quando la Democrazia Cristiana ha cominciato a prendere. Quindi questo è il principio da cui partire. Giacometti, a questo proposito, in che modo mettere in collegamento i principi di nascita della DC con ovviamente i tempi moderni, con un apparato di giovani che naturalmente metterà a disposizione del partito le proprie capacità, in che modo generare questo passaggio generazionale di cui naturalmente l'Italia necessita? Guardi, io faccio una premessa, perché se vogliamo parlare di politica dobbiamo parlare della situazione italiana attuale. Bene. Oggi in Italia imperversano quattro motivi che purtroppo ne limitano la crescita. La prima è la corruzione. Oggi in Italia è all'ordine del giorno, no? Ogni giorno escono scandali sulla corruzione, quindi significa che all'interno delle istituzioni non c'è più il principio di stare al servizio dei cittadini, ma stare al proprio servizio. La seconda è la giustizia. La giustizia, se è potuto succedere quello che è successo in Italia, è perché la giustizia non ha fatto il proprio compito. E ancora oggi, a mio avviso, io parlo sempre secondo il mio punto di vedere le cose, la giustizia opera all'interno di proprie idee e proprie cognizioni. Significa che purtroppo è al servizio di alcuni e contro degli altri, della collettività. Ma come fate? Cioè, quali sono le figure che a questo punto voi intendete schierare a difesa dei valori da lei menzionati, ma soprattutto per cercare di attecchire sul tessuto più giovanile? Perché molti giovani, molti ragazzi non conoscono neppure la Democrazia Cristiana. Non la conoscono nemmeno, perché la Democrazia Cristiana è della storia del passato. Ma noi ci adopereremo, come diceva lei, e poi ci adopereremo per fare in modo che i giovani ritornino, perché però i giovani oggi della politica lei non ne vogliono sapere. Quale figura che può essere utile per comunicare? Allora io sono stato sempre più, noi non ci conosciamo, io sono stato sempre un rivoluzionario. Io nel 1992, quando ho capito che l'Italia cominciava a prendere una deriva sbagliata, ho fondato un movimento che si chiamava Lavoratori Italiani. E ho cercato di lottare per fare in modo da far capire alla gente che bisognava cambiare qualche cosa, perché sennò si andava male.
Purtroppo quello che io ho pensato e ho detto, e che sta scritto nel principio del lavoratore italiano, si è avverato tutto. I giovani sono stati distratti dagli interessi collettivi perché è stata fatta una politica per fare in modo che loro si disinteressassero. Oggi i giovani vogliono la macchina, vogliono la ragazza, vogliono andare a divertirsi, vogliono fare la movida. Purtroppo, però, e non si interessa della cosa collettiva. Ma i giovani di oggi sono quelli là che prenderanno il posto. Non dico Beh, io forse perché... sono stati distratti, però, anche nell'interesse, no? della cosa pubblica. Distratti. Diciamo che sono stati distratti volontariamente, perché quando io ero ragazzo i giovani erano studenti che facevano le manifestazioni in piazza. Ma secondo oggi lei, non le fanno più. E quindi, secondo lei, proprio il sistema della Prima Repubblica, no? E quindi tornando a De Gasperi, è l'unico in grado di mettere a posto le cose oggi? Io le posso dire, io ero un socialista, io ero di idea socialista, io non ho mai fatto politica, però ero di idea socialista. Purtroppo quando è venuto poi il socialismo, Craxi è stata una grande Con delusione. Con Craxi si è avuto poi la È stata una grande delusione, è stato l'inizio della fine dell'Italia. Io vorrei concludere con una battuta, secondo me importante. Che cosa dovrebbero fare oggi, dovrebbe fare la politica in generale per, diciamo, riprendere un po' le sorti del paese, cioè per naturalmente determinare il lavoro per i giovani, le cose proprio fondamentali? Quali sono, secondo lei, i punti fondamentali su cui battere e su cui certamente dal suo punto di vista dovrebbe battere la nuova DC? Guardi, io come le ho detto sono il responsabile della comunicazione, della pubblicità, sono arrivato lì per meriti, perché ho fatto qualche cosa che è piaciuto e sono arrivato lì. All'interno della Democrazia Cristiana si sta riorganizzando, si stanno riorganizzando tutti i settori con i principi di una volta, cioè che ognuno entrerà per suoi meriti a dirigere quel settore per fare in modo che poi gli altri seguiranno. Abbiamo nell'ultimo congresso che abbiamo fatto a Roma con Sandri, che domani sarà presente e quindi dirà anche la sua, come insieme al segretario regionale Vincenzo D'Onofrio, che poi mi ha trascinato in tutta questa operazione, si farà in modo che ognuno che dirà qualche cosa per far fare agli altri, lo farà con cognizione di causa, non come si fa oggi soltanto perché si trova a quel posto senza avere nemmeno le capacità di poterlo dire. Io non sono in grado di dirle noi faremo questo e noi faremo quell'altro, perché è facile promettere, poi dopo è difficile fare, perché ci sta chi dice quando entriamo in, se noi vinciamo le elezioni facciamo il 15% di tasse, ma valla a fare il 15% certo. in Italia allora, con la spesa pubblica. Allora a che questo c'è. Punto non resta che ovviamente andare domani all'Augusteo, ognuno dei relatori che sono quattro, poi alla fine spiegherà per ogni settore che cosa si vuol fare nell'immediato futuro. Alfredo Giacometti, responsabile della comunicazione per la nuova DC, e appuntamento a domani presso il Teatro Augusteo per ascoltare quali saranno i punti Venite perché noi siamo tutti gente della città, della società civile, che vuole veramente il cambiare qualcosa, il bene comune della città e della comunità. Grazie.